Grazie a tutti di essere qua oggi. Parliamo del caso della morte di David Rossi, un caso del quale ci siamo occupati qualche mese fa. E diciamo per colpa mia solo qualche mese fa, perché era una di quelle cose di cui avrei dovuto occuparmi fin da quando siamo entrati. Anche perché, come sappiamo bene tutti, la morte di David Rossi ha mostrato dei lati oscuri fin da quando è successo. E tra l'altro è successo proprio nei giorni in cui noi siamo entrati in Parlamento. E per troppi mesi ho rinviato. Ce ne siamo occupati a settembre senza neanche chiedere il permesso alla signora Tognazzi, che ringrazio di essere qua oggi. In realtà l'abbiamo fatto così perché ormai era passato troppo tempo e volevamo sapere perché. Perché non si stava facendo giustizia. Nell'interpellanza abbiamo chiesto come mai il Ministero della Giustizia non avesse ancora inviato degli ispettori presso la Procura di Siena per capire il motivo per cui era stata archiviata la richiesta di giustizia da parte della famiglia. E secondo noi i presupposti per inviare degli ispettori c'erano, perché comunque gli elementi di cui abbiamo preso possesso, grazie alla trasmissione Report, e grazie comunque anche al lavoro fatto dall'avvocato Goracci, dai periti, erano tanti elementi che ci fanno capire che in quella sera qualcosa di strano, oltre al presunto suicidio, è successo. All'interpellanza che abbiamo fatto ne è seguita una risposta, diciamo, un pochino banale dal punto di vista da parte del sottosegretario Ferri, in quanto diceva che, visto che non vi era stata ancora presentata la richiesta di riapertura del caso da parte della famiglia, non si poteva fare nulla. Mi viene da dire che gli elementi di cui si dispongono oggi, grazie appunto alle perizie svolte, non sono così diversi da quelli già sottoposti all'attenzione dei PM all'epoca. Quindi, ora abbiamo sì elementi nuovi, però il grosso si sapeva già da prima. Quindi noi, la preghiera che facciamo a tutta la magistratura, ma nello specifico alla Procura di Siena, è quella di non prendere sotto gamba questo caso, di analizzarlo bene, di svolgere tutte le indagini, le analisi necessarie per riuscire a far chiarezza e soprattutto giustizia su questo caso. Un caso di una morte nel settore bancario e, come tutti voi saprete, non è l'unica morte sospetta in questo settore, in questo ambito, in questo universo bancario. È una morte che si lega comunque, che si unisce alle altre morti sospette. Ne abbiamo una in Bancasella, ex dirigente di Bancasella, Donato Vanzgen. Abbiamo Paolo Bonora di Cassa di Risparmio Ferrara. Insomma, morti, sospette ce ne sono tante nel settore bancario e noi vogliamo fare chiarezza. Iniziamo, e sono contento che si inizi dal caso di David Rossi, però non lasciamo null'altro al caso. Chiediamo che veramente venga fatta giustizia anche sulle altre morti sospette. Io non vi rubo altro tempo. Ringrazio veramente tutti per la presenza, l'avvocato Goracci, l'ingegnere Scarselli, il dottor Norelli e Giulia, che è qui con noi. E veramente ascoltate con attenzione gli elementi che questi signori vi forniranno. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto il Movimento che ci ha dato questa opportunità. In parte le esigenze forse potevano sembrare essere venute meno per certi aspetti, visto che la Procura della Repubblica di Siena ieri sera ha comunicato la riapertura delle indagini. Io cercherò di illustrare quelli che sono gli aspetti forse di assoluta novità, non perché gli altri evidenziati poi da consulenti, il professor Norelli e l'ingegnere Scarselli, circa le relazioni e approfondimenti che già erano stati in parte svolti. Io illustrerò un attimo, anche se mi dovrà essere consentito di leggere quelle che sono le risultanze della perizia grafologica, e questo perché non è proprio una materia mia. Devo fare una breve premessa. Il professor Giuseppe Sofia, che ha fatto la relazione,
aveva già avuto modo in un primo tempo di esaminare quelle che erano le copie rilasciate dalla procura dei biglietti manoscritti trovati nell'ufficio di Davide Rossi. L'esame di semplici copie non era comunque idoneo o sufficiente e poteva anche essere fuorviante circa le risultanze della consulenza. Quindi è stata fatta un'istanza, abbiamo ottenuto l'autorizzazione per svolgere delle nuove indagini, così che il professor Sofia ha potuto prendere visione degli originali. Devo dire che è stata un'indagine estremamente, anche molto lunga, anche approfondita, notevolmente approfondita, con utilizzo di tutti quelli che sono i metodi, dal metodo grafonomico al metodo grafologico, per valutare quella che è la dinamica del processo esecutivo della scrittura. In poche parole, il professor Sofia, utilizzando svariati strumenti, non solo tecnici, ma anche quelli che sono poi i dati scientifici, perché anche a una consulenza grafologica occorre dare una scientificità, ha esaminato con scritture di raffronto quelli che erano i biglietti lasciati da Davide Rossi. E devo dire che nel corso dell'indagine fisiologica ha esaminato e ha valutato determinate componenti che depongono per una scrittura non autentica, sì, cioè attribuibile comunque a Davide Rossi, ma una scrittura che non ha quelle caratteristiche tipiche della scrittura libera, ma è una scrittura che, per il parere del professor Sofia, è rilasciata sotto evidente costrizione, che può essere sia psichica sia di natura fisica. È stato fatto un esame approfondito con gli infrarossi, con gli ultravioletti, con microscopi digitali ed altri aspetti ben precisi che valutano sia quella che è l'energia scrittoria, sia altri aspetti proprio sulle modalità di scrittura. È stata fatta un'ispezione all'infrarosso, all'ultravioletto, l'ispezione per trasparenza, l'ispezione a luce radente, e tutte queste tipologie di analisi hanno evidenziato con termini tecnici che sinceramente è un po' difficile anche, ma che descrivere, che destano notevoli sospetti, quali le variazioni brusche del ritmo scrittorio che si notano anche in una singola parola e non in una singola frase, e le brusche riduzioni del ritmo e una gestualità del movimento innaturale. Parla infatti il professor Sofia di una scrittura a strappi, che potrebbe astrattamente o essere anche afferente ad una scrittura di getto, ma nella situazione, trattandosi di gestualità anche ad elastico, alternata ed impacciata, porta poi a ritenere che questa sia stata resa non in piena libertà di movimento. Tanto che il professor Sofia, proprio per queste considerazioni, ad esito dell'indagine, prima di fare la bozza, la relazione definitiva, chiedeva che sul punto intervenissero anche gli altri due consulenti, in particolare il professor Norelli, perché sul profilo di quelle che potevano essere le evidenze, di cui poi parlerà il professore sulle foto, sui reperti fotografici dell'autopsia, fossero quantomeno presenti segni che potevano indurre a ritenere una scrittura sotto coercizione. Tanto che le conclusioni a cui giunge il professor Sofia, pur attribuendo la scrittura a Davide Rossi, afferma che questa è stata fatta sotto costrizione, come ho detto prima, sia fisica che psichica. Devo dire che sotto certi aspetti quello che ha anticipato l'onorevole Pesco è sicuramente corrispondente al vero, perché in parte vi erano già
L'elemento nuovo di tutto questo è stata la relazione del consulente grafologico, perché altri aspetti di fatto già risultavano agli atti della Procura della Repubblica di Siena. Penso possa ora intervenire il professor Norelli per gli ulteriori. Sì, io sono medico legale, insegno medicina legale a Firenze e mi sono occupato del caso abbastanza tardivamente, cioè non ho potuto seguire le indagini al momento in cui sono state espletate. Sono stato nominato consulente da parte della famiglia successivamente alle indagini già espletate. E la cosa che quindi io parlo da tecnico e naturalmente da tecnico non è che posso dire che esistono certezze o particolari e peculiari evidenze scientifiche. La cosa però su cui bisogna interrogarsi quando ci si trova di fronte a una situazione di questo genere è quali siano le lesioni che presenta la persona e quali sono i mezzi che l'hanno determinata. Nella fattispecie esistono tutta una serie di lesioni, delle lesività che sono descritte in dettaglio dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, che però ben difficilmente possono trovare come unica motivazione una caduta. Sono delle lesioni descritte come ampie aree violacee, e quando in medicina legale si parla di aree violacee si intende normalmente ematomi o ecchimosi, cioè delle lesioni che sono determinate da effetto contusivo determinato da un corpo contundente. Un corpo contundente può determinare lesioni o perché si muove il corpo contundente contro il corpo di chi riceve il trauma, oppure perché il corpo in movimento impatta contro una superficie rigida, come è il caso della caduta. È evidente che qui, trovandosi aree violacee in molte parti del corpo e anche abbastanza estese, le braccia, i polsi, la parte anteriore del corpo, la parte posteriore, evidentemente con un solo meccanismo, che è il meccanismo di caduta, questa tipica lesività mal si concilia. È stata trovata una ferita a livello del cuoio capelluto, in corrispondenza della parte posteriore alta della testa. È una ferita abbastanza caratteristica, è triangolare. Noi diciamo che può essere una ferita che ha un aspetto figurato, cioè potrebbe riproporre la forma, la conformazione, la morfologia del corpo contundente che l'ha determinata. Potrebbe essere un corpo contundente in movimento, potrebbe essere che nell'impatto con il terreno si è determinata, però non ne sappiamo che cosa c'era in corrispondenza della testa di Davide Rossi al momento in cui è stato rinvenuto sul terreno dove è stato rinvenuto, se c'erano sporgenze, se c'erano delle salienze che potevano giustificare quel tipo di lesività. Non sappiamo se è stato rinvenuto o se è stato cercato anche qualche corpo a livello della stanza, che non si sa neppure con esattezza quale può essere stata, da dove è avvenuta la precipitazione. È evidente che si vede in tutti i serial televisivi, si trova molte volte quello che si cerca. Cioè, se io non so che cosa cercare, è difficile che qualche cosa trovi. Per cui alcune lesioni sono descritte in un modo, a mio modo di vedere, poco comprensibile. Ci sono delle lesioni agli avambracci, alla parte terminale del braccio, che sono descritte come aree di disepitelizzazione. Questo vuol dire che gli strati più superficiali della cute sono stati scalfiti. Non sono ferite. Le ferite vuol dire che gli strati sono sezionati. Ora, dire che queste lesioni sono delle lesioni perpetrate ad intento suicidiario poco tempo prima della precipitazione, confesso che non so in base a quali
elementi questo possa essere detto. Se si intende dire che sono state fatte prima della precipitazione nella stanza dove è avvenuta la precipitazione, allora il corpo che le ha determinate poteva, doveva essere cercato, forse anche trovato, ma è difficile che siano lesioni che si considerano lesioni inferte a scopo suicidiario, cioè quelle che si trovano sulle braccia di molti aspiranti suicidi vengono definite ferite di assaggio, cioè il suicida tenta di crearsi una lesione, poi decide di soprassedere. In genere sono lesioni da taglio abbastanza profonde, non profondissime, ma abbastanza profonde. Non sono delle piccole aree di escoriazione superficiale in cui solo gli strati più superficiali vengono perduti. È chiaro che a questo punto tutta questa lesività così complessa, fratture costali, non si sa se in qualche modo possa essere intervenuto il massaggio cardiaco a determinarle. Un massaggio cardiaco fatto in un modo come deve essere fatto perché il cuore possa riprendere molto spesso determina fratture costali. Se le fratture costali c'erano precedentemente e il massaggio cardiaco è stato effettuato come deve essere stato effettuato, allora avrebbero dovuto affondare i monconi ossei all'interno della parete toracica, mentre almeno dalla descrizione che noi abbiamo non risultano elementi di questo genere. Cioè dal punto di vista strettamente medico-legale esiste tutta una serie di lesioni che non hanno avuto una motivazione nel loro determinarsi. Ecco, quindi io non posso dire dal punto di vista scientifico è stato un suicidio, non è stato un suicidio. Dico semplicemente che non ci sono motivazioni sufficienti per poter accantonare la seconda ipotesi. Molte lesioni, e questo è anche un po' il discorso che faceva l'avvocato Goracci, che si ritrovano ai polsi, come del resto quelle che si ritrovano anche alle braccia, potrebbero essere segni di afferramento. Afferramento evidentemente perpetrato non dal soggetto su se stesso. Ecco, quindi la conclusione è che questo è un caso molto, molto complesso che indubbiamente dovrà richiedere approfondimenti e indagini molto attente. Non escludo, non so se in questa sede si possa anticipare, ma se io fossi chi conduce l'indagine chiederei anche la resumazione della salma, perché è evidente che molti elementi ormai sono dispersi, ma quella che è la lesività ossea è conservata e quindi si potrebbe fornire degli elementi estremamente interessanti. Lasciamo la parola all'ingegner Scarselli. Buonasera, sono l'ingegner Luca Scarselli, il consulente tecnico di parte. Mi sono occupato della dinamica della caduta e mi sono occupato anche successivamente alla dinamica, mi sono occupato anche della visione del filmato della videocamera numero 6 della banca, che è quella che ha ripreso appunto la caduta stessa del dottor Rossi. Il dottor Rossi è caduto in quel vicolo che vediamo rappresentato, è caduto alle 19:43 effettive del 6 di marzo del 2013 e è rimasto in quel vicolo che si vede così dalla strada che si percorre, che è la via De Rossi a Siena, è rimasto in quel vicolo per più di un'ora, senza che nessuno l'abbia soccorso, senza che nessuno l'abbia potuto scorgere. Noi ovviamente ci siamo fatti un'idea anche del perché nessuno l'abbia soccorso e perché nessuno l'abbia potuto vedere. In quel vicolo, che è un vicolo chiuso, ai cui lati stanno gli edifici, sono di proprietà della banca, il vicolo stesso è di proprietà della banca, c'era parcheggiato un mezzo e
presumibilmente, come dirò poi in fondo, presumibilmente c'erano anche dei mezzi che sostavano all'ingresso di questo vicolo e che appunto avrebbero impedito la visione del corpo del dottor Rossi a terra e la possibilità di soccorrerlo, perché per 22 minuti il dottor Rossi è rimasto vivo a terra. Allora, ho detto, mi sono occupato della dinamica. La dinamica già di per sé avrebbe dato, lo studio della dinamica avrebbe dato tutte le risposte per questo caso, perché Rossi è caduto lungo la verticale, è caduto parallelo al muro, senza nessuno slancio, senza nessuna rotazione. Questo era impossibile per un evento di qualcuno che si getta da una finestra, perché chi si getta da una finestra ha una velocità residua e quindi per quanto il vicolo è stretto sarebbe quasi arrivato dalla parte opposta. A maggior ragione non si sarebbe mai potuto gettare, come ha ricostruito il GIP, senza peraltro mai fare una perizia sulla dinamica. L'unica perizia sulla dinamica c'è in atti, è la mia, ipotizzando che Rossi sia seduto sulla sbarra di protezione della finestra lasciandosi andare indietro. Questo banalmente, come tutti sanno, anche gli studenti a scuola, comporta una rotazione del corpo, la rotazione si mantiene. Nelle nuove perizie abbiamo anche, come dire, provato a dare una quantificazione, 270 gradi, 300 gradi, sarebbe arrivato con le spalle e con la testa. Analogamente, se si fosse gettato all'indietro, perché lui è arrivato appunto con i piedi rivolti verso il muro, analogamente se si fosse gettato in piedi dalla finestra e si fosse lasciato andare indietro. Quindi la precipitazione, già quella sarebbe stata oggetto di emotivo di approfondimento. Nella nuova perizia, in conclusione sulla dinamica, viene richiamato purtroppo un caso di cronaca abbastanza recente, il povero studente che è caduto a Milano dal sesto piano di un albergo, mi sembra, no? In quell'occasione la procura, investigando sulla dinamica, è ricorsa anche a dei manichini da crash test. Ecco, io direi che in questo caso potrebbe essere fatto, ma la cosa è così, è banalmente così da escludere che Rossi si sia potuto gettare la finestra come è stato ricostruito effettivamente, insomma. Però se si vuole percorrere questa strada ci sono tutti i mezzi per poterlo fare. Insieme alla dinamica abbiamo esaminato queste sono le scarpe che aveva Rossi e che sono state acquisite dal medico legale durante l'autopsia. Queste sono scarpe di con tutto, secondo me. Cioè, viste queste scarpe, pensare uno si sia suicidato. Queste scarpe hanno un'azione che non è solo sulla parte anteriore, ma è un'azione, direi, molto forte. Vedete, c'è proprio la punta consumata e sono state sottoposte a una forza, a un attrito notevole. Io credo che una colluttazione, un tentativo di immobilizzazione, ma noi abbiamo ipotizzato una forza di due persone, vedendo anche l'energia dell'attrito su queste scarpe, sia compatibile. E queste scarpe non sono solo sulla punta, ma anche sulla suola. E questo appunto ci fa vedere che questo materiale bianco, sul davanzale non ci sono segni gommosi neri delle scarpe, e quindi ci fa pensare molto questa rappresentazione delle scarpe. C'è stata un'azione tangenziale su queste scarpe che non è quella, insomma, del normale camminare, questo penso che lo comprenda chiunque. Ho detto del filmato, perché dopo lo studio della dinamica, il filmato ha presentato subito delle particolarità. Noi eccepiamo anche il modo con cui è stato condotto l'accertamento peritale. L'accertamento peritale è stato condotto
in una maniera molto particolare, non c'è un verbale, c'è solo un report del tecnico che ha estratto il filmato dal videoregistratore. Peraltro il filmato inizia pochi secondi prima della precipitazione dei rossi, 23 secondi, e si interrompe prima che arrivino i soccorsi. Questo ha generato anche un equivoco sullo sfasamento temporale del filmato. Il filmato l'orologio del filmato è 16 minuti avanti. Per un certo periodo e anche nella sentenza del GIP invece si dice che è 10 minuti indietro. Se si fosse ripreso l'arrivo dei soccorsi, sicuramente, essendo i soccorsi arrivati fra le 20:50 e 20:53, avremmo avuto la certezza, però insomma era una cosa molto semplice da acclarare, tant'è vero che una trasmissione televisiva mi pare insomma l'abbia ben dimostrato. Sul filmato che cosa c'è da dire? Che ha una durata temporale particolare, perché comincia alle 19:59 e finisce alle 21:04 all'orario del videoregistratore. E in qualsiasi lettore l'abbiamo inserito, dura 58 minuti e 20 secondi. Ora, questo di per sé non sarebbe stato poi così eclatante se si fosse trattato, per esempio, di una videocamera che si attivasse soltanto in certi momenti. Ci sono delle videocamere di sorveglianza e si attivano solo quando ci sono oggetti in movimento. Questa non lo era, anche perché poi lo studio fatto in frame per frame del filmato ha condotto a vedere delle particolarità. La prima è quella che c'era un'attività all'inizio del vicolo, cioè dove noi abbiamo visto la prima fotografia, presumibilmente c'erano delle persone o mezzo. Le persone si vedono bene almeno in 7 o 8 occasioni, però bisogna scansionare il filmato frame per frame. E la più, diciamo, quella più eclatante è quella che adesso vi farò vedere. Ecco, questa è delle 20:04, Rossi è sempre vivo. E c'è questa persona che compare in fondo al vicolo. Non è quella che poi si ipotizza che abbia chiamato, questa è molto prima, questi sono 5 minuti che Rossi è precipitato e ha ricominciato a muoversi perché dopo il primo momento di stordimento a terra. Questa persona nel frame successivo, perché si vede per 3 frame questa persona, 3 frame vuol dire 3 per 0,143 secondi, quindi 3 settimi di secondo, meno di mezzo secondo, è come Speedy Gonzales questo, e presumibilmente scompare nell'altro portone dietro il furgoncino, perché nel secondo frame, ecco, vediamo questa persona a movimento e poi non la vediamo più. Questa è un'altra cosa particolare che abbiamo evidenziato, e ombre di questo tipo io le ho chiamate fading, evanescenze, perché c'è una zona di pixel che è molto particolare, insomma lì in alto a sinistra. Ci sono queste evanescenze che effettivamente solo per un frame consentono di vedere queste ombre all'inizio del vicolo, nel quale invece si vede abbastanza bene la presenza di un mezzo. Si vedono dei fari, presumibilmente, anzi quasi certamente lo stesso mezzo, e perché la posizione, l'altezza dei fari, considerata lì la striscia di travertino, sono sempre alla stessa altezza e sono sempre anche alla stessa distanza interfocale. Queste sono prima della precipitazione. Queste ancora Rossi non è precipitato e già ci sono queste, non ne abbiamo documentate almeno 5-6 in perizia, ma ce ne sono anche di più. Ovviamente abbiamo messo quelle che erano più chiare da questo punto di vista. Quindi questa è la prima, quindi Rossi ancora deve precipitare, e poi c'è l'ultima che coincide praticamente con l'orario in cui Rossi è stato avvistato, cioè praticamente quando Rossi viene avvistato dalle finestre della banca, il corpo di Rossi viene avvistato a terra,
questo mezzo non si vede più, si vedono comparire le due persone che vanno ad accertarsi delle condizioni di Rossi e poi il filmato si interrompe alle 21.04, appunto prima che arrivino i soccorsi. Niente, questo è appunto in sintesi lo studio che abbiamo condotto. Io da parte mia, ma questa è proprio una riflessione personale, credo che una cosa così non possa essere avvenuta senza che si sia fatto rumore, senza che nessuno se ne sia accorto. Quindi io credo che siccome tutto inizia, diciamo, dalle 19.30, la precipitazione di Rossi alle 19.46, io credo alle 19.43, io credo che qualcuno all'interno della banca possa aver sentito, cioè un corpo che cade, mezzi che si spostano, persone che attraversano, portoni presumibilmente aperti. Quindi io farei proprio appello, anche se qualcuno quella sera lì ha visto qualcosa o ha sentito qualcosa, ora è il momento, insomma, ecco, il momento di dire le cose come stanno. Noi ovviamente ribadiamo che i processi si fanno nelle aule di tribunale e non certo fuori, però una cosa dobbiamo dirla: se le indagini sulla morte di David Rossi fossero state condotte subito in maniera esaustiva, in maniera completa, senza arrivare a un'archiviazione che poi ovviamente per fortuna ha portato da ieri sera alla riapertura delle indagini, se tutto il lavoro fosse stato fatto correttamente dall'inizio, oggi non penso che ci ritroveremmo in questa situazione in cui abbiamo la moglie di David Rossi e i legali che con tanta forza, con tanto coraggio, stanno ancora qui a chiedere una cosa semplice, a chiedere giustizia, a chiedere la verità su quello che è stato frettolosamente classificato come un suicidio e su cui invece, come avete potuto vedere, come sappiamo ormai da tanto tempo, ci sono delle ombre immense che devono essere chiarite proprio da quell'autorità giudiziaria a cui tutti noi, insomma, ci affidiamo sempre con grande rispetto e con grande stima, ma anche con la consapevolezza che un buon lavoro appunto deve essere svolto fin dai primi momenti, fin dal momento in cui il corpo di David Rossi è stato ritrovato in quel vicolo. E allora noi però facciamo un'altra richiesta oggi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato ad aprile 2013 una proposta di legge per far aprire una commissione, per far istituire una commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Commissione d'inchiesta che, attenzione, non è che serve per accertare eventuali responsabilità penali, perché su questo, ovviamente, lo abbiamo sempre detto, farà il suo dovere e lo sta facendo la magistratura. Però qui noi, quello che c'è dietro la morte di David Rossi e quello che appunto è l'universo Monte dei Paschi, ci fa capire che ci sono delle responsabilità politiche, delle responsabilità istituzionali che devono essere chiarite. E queste responsabilità politiche noi possiamo ovviamente richiederle come Movimento 5 Stelle, ma è opportuno secondo noi che per fare piena luce su questo tipo di responsabilità ci sia una commissione d'inchiesta che lavori in Parlamento, che richieda atti e che possa dare un contributo, non assolutamente sovrapporsi alla magistratura, ma che possa dare un contributo ulteriore al lavoro che già si sta facendo. E quindi questa richiesta che noi facciamo da 2 anni e a cui il sottosegretario Ferri durante la nostra interpellanza di settembre non ha dato ovviamente una risposta, noi la ribadiamo qui oggi, perché come oggi qui si trovano i legali della famiglia, della moglie di David Rossi e come oggi qui vi trovate tutti voi, c'è bisogno che la politica
faccia in qualche modo un esame di coscienza. C'è bisogno che la politica si responsabilizzi e processi se stessa, in particolare quel partito che ha la maggioranza oggi in questo Paese e che, secondo noi, lo abbiamo detto più volte, è responsabile per i suoi legami con Monte dei Paschi di tutto ciò che è successo, e parlo del Partito Democratico. E quindi, oltre a richiedere questa commissione d'inchiesta, noi facciamo anche, come abbiamo detto, un altro tipo di appello affinché le persone che magari hanno avuto paura quella sera, che finora non hanno parlato, non hanno detto tutto quello che sapevano e che non sono andate dall'autorità giudiziaria, che ci vadano oggi, che ci vadano il prima possibile, che ci vadano da domani in poi, perché qualcuno deve parlare. Non è possibile arrivare appunto alla morte di una persona e insomma ad avere questo silenzio intorno, perché questi sono casi che meritano davvero piena luce e piena giustizia, ed è tutto quello che stanno chiedendo oggi, che sta chiedendo la famiglia di David Rossi, che stiamo chiedendo noi oggi: verità e giustizia. E anche nei confronti della stampa, un ringraziamento per chi si è sempre occupato di questa morte, per chi non ha voluto relegarla appunto a una notizia da poche righe. La presenza di tutti voi oggi è ovviamente un modo ulteriore per far capire che, quando magari la magistratura non riesce a fare piena luce, però c'è una cittadinanza, c'è un popolo intero che invece questa giustizia la vuole, perché non è soltanto un dovere nei confronti della famiglia di una persona, ma è un dovere nei confronti, come dicevamo, di tutti i cittadini italiani, pretendere la verità su casi come questi. Grazie Giulia, sì, se ci sono delle domande. Sono Pino Finocchiaro di Rai News. È una questione tecnica, ma è una questione anche delicata, visto che qui è anche presente la signora Tognazzi, e quindi immagino anche queste immagini che hanno colpito tutti noi, come la stiano colpendo in questo momento. Però per le indagini che verranno, che fine hanno fatto le scarpe che ci avete mostrato e che fine hanno fatto gli abiti? Perché da quello che ho sentito dal professor Morelli, penso che sia importante sapere se anche sugli abiti ci sono tracce del genere, e soprattutto, questo non so, non avendo seguito questa inchiesta, se siano state fatte dei campionamenti, delle analisi per vedere se c'è del DNA estraneo sugli abiti di David Rossi. Purtroppo sono stati distrutti. Purtroppo gli abiti e le scarpe sono stati distrutti, e quindi non sarà possibile su questo fare nessuna indagine. Chi l'ha deciso questo, scusi? Non la Procura della Repubblica. Non la Procura della Repubblica. Cioè, ma l'area investigativa è stato deciso in famiglia, magari per, non lo so. Si può sapere chi l'ha deciso di distruggerli? Diciamo che chi ha provveduto alla distruzione non pensava, aveva la strenua convinzione che si fosse trattato di un suicidio. Non è la moglie. E quindi è stato nell'area investigativa, è stato deciso questo? Non dagli investigatori. No, la polizia, va bene. E il fratello che l'aveva raccolti non ha ritenuto necessario conservarli. Se no poi sembra che sia successo chissà che. Ecco. Ci sono dirigenti della banca che sono stati coinvolti, per esempio, così per fare un nome, Profumo, che è molto veloce nei movimenti. Per inchiestati lei ritiene sottoposti a indagini, dice? No, allora, dalla procura è stata aperta un'indagine per istigazione al suicidio all'inizio, e poi è stato tutto per due volte archiviato, ma sempre contro ignoti. Non parlo più, grazie mille. Molto. Oltre che ad la stabilità del terreno, dei santi
Ecco, l'impronta lasciata sul cranio, mi pare nella parte retrostante da quello che ho potuto percepire, oltre a particolari asperità del manto stradale, può essere ascrivibile a corpi contundenti, particolari e individuabili? Da quello che ho capito, una ferita a stella, ecco, è ipotizzabile quale sia il... e se c'è qualche, evidentemente la mia domanda è finalizzata a individuare se c'è qualche elemento, qualche oggetto che è stato ritrovato dentro lo studio di Davide Rossi oppure all'interno della banca. La ferita lacero contusa che è stata trovata sul cuoio capelluto può essere stata determinata da un corpo contundente, che però non ho nessuna notizia che sia stato rinvenuto, ma non so neppure con esattezza se è stato fatto o un sopralluogo attento, almeno da parte del tecnico o come medico legale, nella stanza dove si presume essersi consumato il fatto. La lesività cranica più importante è rappresentata da una frattura e si capisce male da quelle che sono la descrizione che viene fatta se la frattura, che è una frattura lineare che attraversa la parte posteriore bassa del cranio, ha la partenza dal punto in cui è la ferita lacero contusa del cuoio capelluto oppure è un po' sotto. Per cui potrebbero essere due elementi distinti ascrivibili a due diverse forme di lesività. Però per questo dico l'indagine ora certe cose è in condizione di appurarle se si guarda con attenzione, almeno con larga verosimiglianza. Volevo precisare che da quelle che sono le fotografie scattate anche sul vicolo di Montepio, nel piano di calpestio, che sono lastre di pietra serena, non sono sanpietrini, quindi hanno anche delle dimensioni abbastanza grandi, non vi sono almeno nessun segno o presenza, o non è evidenziato né dei dislivelli o spigoli né tantomeno sassi o altre cose che possano aver procurato. Quantomeno non solo non risultano delle fotografie, ma nemmeno è stato fatto un rilievo in tal senso dalla scientifica. Un'idea ve la siete fatta? Cosa potrebbe essere quello, una martellata, qualcosa? Perché insomma la ricostruzione sembra chiaro che c'è stato un colpo contundente e poi è stato catapultato giù, è giusto? Quando magari è già tramortito, si può dire questo? L'ipotesi nostra è questa. Appunto. Fate riesumare la salma? Se la procura ne farà richiesta, vi è l'autorizzazione. A questo punto sarebbe un'autoaccusa se la procura non dà il permesso per questa operazione. Grazie. Posso fare una domanda? Sempre tecnica, e anche perché non ho seguito finora il caso, non ho ben capito tra la caduta del signor Rossi e i soccorsi quanto tempo è passato, perché io avevo letto 22 minuti, invece ho capito un'ora. Posso... Sì, aveva letto bene, nel senso che passa più di un'ora dall'arrivo dei soccorsi, perché... Lui è rimasto 22 minuti a terra, sì. Questo lo dice il medico legale che ha visionato il filmato, dice è rimasto per 22 minuti vivo, con attività respiratoria, sì. Dopo un'ora ci sono stati i soccorsi. Nel frattempo quello che sembra, insomma, dalla concatenazione temporale degli eventi, era arrivato nel suo studio il Giancarlo Filippone, era un suo collaboratore, accompagnato anche da Carolina Orlandi, dalla figlia di Antonella, che erano preoccupati perché non lo vedevano rincasare e quindi erano andati a cercarlo in ufficio.
Quindi al momento in cui viene avvistato dalla finestra dello studio il corpo a terra, vengono chiamati i soccorsi, non si sa da chi, a dire il vero, però vengono chiamati i soccorsi e quindi poi intervengono, però intervengono effettivamente dopo un'ora, perché il filmato finisce dopo un'ora e quattro minuti e ancora i soccorsi non sono arrivati. Volevo chiedere all'avvocato quale sarebbe il movente secondo voi. È una domanda molto particolare questa. Può essere il movente, già in parte si può emerge da quello che è stato scritto qualche tempo fa quando sono state pubblicate le mail. In poche parole, Davide Rossi sembrava intenzionato ad andare a raccontare certe cose alla procura, ovvero quello che Davide Rossi sapeva. Poi, al di là del fatto che non si possa avere la convinzione che Davide Rossi sapesse o non sapesse, di fatto questa è una delle ipotesi, poi potrebbero esserci anche altre. Potrebbe essere l'affare della banca Anton Veneta? Può essere tutto, però non lo so. Va bene. Sinceramente non lo sappiamo. Io ho dato un piccolo giudizio. Scusi, Pino Meccaroni di Ascan News. Scusi, due domande veloci. La prima riguarda questa cosa che lei ha detto in questo momento, che riguarda insomma l'eventuale movente, no? Che voleva, dice forse perché voleva, ha scritto che voleva andare a raccontare delle cose in procura, ma questo a chi l'aveva detto, a parte quell'email? A parte l'email non so a chi altri lo possa aver detto, sicuramente lo può aver detto anche ad altre persone. Ok, e la seconda domanda riguardava invece il filmato. Se ho scritto bene, mi scusi, può darsi pure che mi sbaglio, perché a un certo punto il filmato dura dalle 19.55 alle 21.04. 19.59. Eh? 19.59. Sì, 21.04, però in realtà dura solo 58 minuti, sì. Quindi è stato malmesso. Questo non lo so. Non so rispondere in questo momento, anche perché, come ho scritto in perizia, questo filmato è particolare perché è stato estratto in un formato che secondo me non è il formato con il quale ci è stato consegnato, perché questo è un formato che ci è stato consegnato in formato multimediale AVI, tanto per intenderci. AVI, sì, un file AVI. Okay. Sì. E secondo quello che abbiamo potuto vedere noi dal manuale del costruttore, invece, e come succede per quasi tutti i sistemi di videosorveglianza, per motivi di compressione dei dati, i filmati vengono estratti in un altro formato, che è un formato compresso. Questa già di per sé sarebbe condurre l'accertamento peritale in un modo sbagliato, perché la difesa, la parte, avrebbe avuto diritto di avere il reperto così come è stato estratto. La cosa particolare è che nella conversione tutti i lettori di file video che ho utilizzato mi dicono che è 7 frame al secondo, quindi una velocità tipica da sistemi di videosorveglianza. Il costruttore riporta 7,5 frame al secondo, quindi sicuramente, io non voglio dire che sia stato tagliato, può aver influito anche questa cosa. Di sicuro non è normale che in un sistema di videosorveglianza sparisca una persona nel mezzo come è sparita in quel caso. E poi un'ultima domanda, a parte Mingrone e Filippone, che sappiamo che erano in banca, ma c'è un numero, si sa quante persone c'erano in banca? Questo. Noi abbiamo appreso il numero delle persone da quella che è stata l'intervista rilasciata a Paolo Mondani di Report dal custode commesso della banca, perché poi di fatto risulterebbero sentite dalla procura circa 3-4 persone. Ha detto a parte me poco fa? No, no.
Cioè, lei ha mai sentito Davide Rossi parlare di quello che poteva succedere in banca? No, volevo capire se lui si era confidato con lei prima. Devo spegnere? Assolutamente no, prima, nella maniera più assoluta, non ho detto a parte me. Forse mi sono spiegato male o... Tommaso Salomoni, Siena TV. Una domanda, visto che appunto si parla di punti oscuri e anche magari di analisi da approfondire, non sono state acquisite le immagini interne della banca e si parla anche di una telefonata partita dal cellulare di David quando il corpo era già a terra sul Monte Pio, sul selciato del Monte Pio. È una richiesta che verrà fatta questa? È possibile sempre acquisire queste immagini interne della banca? Allora, se sia possibile o meno non le posso rispondere. Io ritengo che vi siano sempre le immagini della banca, anche delle altre telecamere non acquisite dalla Procura. Per quanto riguarda il numero che risulterebbe partito, noi risulta dai tavolati un numero particolare che non corrisponderebbe a nessuno, più che è un numero che è stato digitato sul telefono di Davide Rossi, che era rimasto sulla scrivania dello studio. E è una telefonata partita alle 20:16, così risulta dai tabulati forniti dalla Procura, e la cosa molto particolare è che alle 20:16 è il momento in cui è stato evidenziato un grave che cade attribuibile all'orologio, anche non solo per il moto che ha questo grave nella caduta, ma anche per poi il rimbalzo che ha avuto e il posto dove sarebbe stato ritrovato dalla scientifica. Il grave cade alle 20:32, se si tolgono i 16 minuti del video che è avanti rispetto all'ora effettiva, evidentemente fa pensare quantomeno 20:32 meno 16 fa le 20:16, stranamente da tabulate alle 20:16 risulta digitato un numero nel telefono di Davide Rossi. Non so se ho risposto. Ah, per quanto riguarda le persone, ripeto, noi lo abbiamo appreso il numero, non perfettamente, però da quello che è stato il servizio di report di Paolo Mondani, che c'erano dalle 10 alle 15 persone la sera in banca. Di fatto non risulterebbero, almeno dagli atti, essere state sentite tutte. Grazie. Un'ultima domanda avrei, sono Giovanni Pellicci della Nazione, Siena. Rispetto alle indiscrezioni e la comunicazione ufficiale della Procura di ieri, a voi cosa risulta riguardo alla riapertura dell'indagine? Su quale reato di imputazione ci si potrebbe dirigere? Io ho letto quella, non ho altre comunicazioni e non è tenuta la Procura a darmi alcuna comunicazione. Quindi non... penso che tutti possano comprendere, perché l'istanza di riapertura non è fatta per altre ipotesi di reato diverse da una. Grazie a tutti.